Gentili telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Il Medico Risponde, la rubrica di medicina a cura del dottor Giovanni Vuotto. Ben arrivato, dottore. Grazie. Vi ricordiamo che il dottor Giovanni Vuotto è primario ospedaliero e vicepresidente provinciale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi. Nella puntata di oggi, insieme al dottore Vuotto, parleremo della vitiligine, una malattia della pelle che sembra manifestarsi con maggiore frequenza tra i 20 e i 40 anni. In pediatria i casi di vitiligine sono notevolmente in aumento rispetto al passato. L'incidenza della vitiligine calcolata su scala mondiale sembrerebbe dell'1%, una percentuale che tuttavia si rivela assai superiore nei paesi industrializzati. In Italia, per esempio, le persone affette da vitiligine sarebbero 1 milione. Ci spieghi nel dettaglio, dottore, cos'è la vitiligine? La vitiligine è la scomparsa dei melanociti. I melanociti sono le cellule che producono la melanina. La vitiligine è detta anche leucoderma, perché leucos in greco significa bianco, quindi pelle bianca. È una malattia della pelle non contagiosa, ad eziologia sicuramente autoimmune, cioè ci sono presenti anticorpi rivolti contro le cellule del nostro stesso organismo, ad origine sconosciuta, anche se si sospetta sia ereditaria e genetica, caratterizzata dalla comparsa sulla cute, sui peli e sulle mucose di chiazze non pigmentate, ovvero di zone dove manca del tutto la fisiologica colorazione dovuta al pigmento, la melanina appunto, contenuta nei melanociti. I melanociti, fosse attaccati dagli anticorpi, restano vitali ma smettono di produrre melanina. La vitiligine, dottore, è una malattia ereditaria. C'è relazione con il colore degli occhi? Lo studio svolto su quasi 3.000 individui con la vitiligine ha identificato nuovi geni che predispongono alla patologia. I ricercatori hanno inoltre notato che fra i pazienti con la vitiligine esaminati, circa il 27% aveva occhi azzurro-grigio, il 43% occhi marroni, e il 30% aveva occhi verdi o nocciola. Per tale ragione, secondo i ricercatori, vi sarebbe un'associazione fra colore degli occhi e predisposizione alla vitiligine. Vediamo nella prossima slide, dottore, la sezione di cute normopigmentata. Possiamo vedere appunto com'è formata la nostra pelle. Abbiamo lo strato più superficiale, epidermide, poi il derma e il tessuto sottocutaneo. Nell'epidermide, quindi nella parte più superficiale, vi sono i melanociti che producono la melanina. Si vedono anche i capillari sanguigni che nutrono la pelle. Nella prossima slide lo possiamo vedere ancora più in dettaglio. Epidermide, derma, tessuto adiposo sottocutaneo e poi i peli e i melanociti che sono, ripeto, le cellule che producono la melanina. Vediamo, dottore, la malattia nello specifico. Dove sono diffuse maggiormente le zone bianche? Le chiazze di vitiligine sono generalmente diffuse in tutto il corpo, spesso in modo asimmetrico. Gli esordi della vitiligine interessano solitamente le zone del corpo intorno ad aperture, cioè intorno agli occhi, all'ano, al glande e ai genitali, poi intorno alle unghie, sulle dita partendo dalle estremità e più in generale viso, collo, mani, avambracci ed inguine. Perché, dottore, le scottature sono più frequenti in soggetti con vitiligine? Perché le zone senza melanina non sono protette dai raggi del sole e quindi sono più soggette alle scottature. Non potendosi proteggere, le zone bianche sono facilmente soggette ad eritema solare, come la pelle di un neonato o di una persona con albinismo. Albinismo è molto simile alla vitiligine, solo che è una malattia ereditaria. Mentre abbiamo visto, qua vi è solo una predisposizione ereditaria. Se
se ne consiglia la protezione mediante copertura tessile, indumenti coprenti e o creme ad altissima protezione, fattore di protezione superiore a 40, questo se si trascorre molto tempo al sole. È completamente infondata la credenza che la malattia sia contagiosa. E questa è una cosa importante da sottolineare, perché bisogna sempre magari andarsi a documentare su certe malattie prima di discriminare le persone. Continuiamo, dottore, sotto l'aspetto psicologico, i malati di vitiligine che reazione hanno in genere? Gli aspetti psicologici sono ben più complessi. E perché questo? Perché chi è affetto da vitiligine ha il senso di isolamento, depressione. A volte questa depressione segue specificamente la comparsa delle macchie. Ciò è tanto più vero quando la persona affetta da vitiligine si sente diversa dagli altri o addirittura rifiutata o osservata per il suo problema estetico che le macchie generano. Lo stato depressivo ha più probabilità di verificarsi nella misura in cui le macchie sono poste in parti del corpo molto visibili, come volto, collo, mani, e la persona è di carnagione scura. Chi invece è di carnagione molto chiara riesce ad evitare di evidenziare le macchie con la semplice accortezza di non esporsi al sole e di non abbronzarsi dove ha ancora pigmento. Le macchie hanno colore decisamente bianco, con margini ben delineati e piuttosto scuri, ma la pelle delle zone colpite, a parte la modificazione cromatica, è assolutamente normale, meno nelle zone ricoperte da peli, dove sovente se ne nota lo sbiancamento e la parziale caduta o il diradamento, soprattutto i peli della barba. Vediamo, dottore, l'eziologia. L'origine è sconosciuta, anche se si sospettano fattori autoimmuni e o predisposizione genetica. Né sono noti fattori scatenanti o favorenti, anche se è stata documentata un'incidenza maggiore tra componenti della stessa famiglia e fattori di stress che danno il via alla manifestazione primaria della vitiligine o alla sua recrudescenza dopo periodi anche lunghi di stasi. Testimonianza della patogenesi autoimmunitaria è sicuramente la presenza in individui affetti di altre patologie autoimmuni a carico della tiroide e della mucosa gastrica, che però non incidono con il decorso della vitiligine. La vitiligine può anche essere ereditaria, cioè trasmettersi all'interno della stessa famiglia. Più che una vera e propria ereditarietà, vi è una predisposizione, cioè le persone della stessa famiglia più facilmente possono avere la vitiligine. I bambini i cui genitori hanno questa malattia hanno maggiori probabilità di sviluppare la vitiligine. Il 30% delle persone con vitiligine hanno almeno un episodio familiare di questa malattia. Tuttavia solo il 5-7% dei bambini contrae la vitiligine anche se un genitore ne è affetto, e la maggior parte delle persone con vitiligine non ha una storia familiare della malattia. Quali sono, dottore, le malattie che predispongono alla vitiligine? Le vogliamo vedere in dettaglio. Predispone alla vitiligine prima di tutto l'ipertiroidismo, cioè l'iperattività della ghiandola tiroide. Poi l'insufficienza surrenalica, cioè la ghiandola surrenale è quella che sta al di sopra del rene, appunto, che produce una quantità sufficiente degli ormoni corticosteroidei, la famiglia del cortisone, appunto. Poi l'alopecia areata, cioè le chiazze di calvizie, alopecia uguale calvizie. La forma di alopecia areata predispone alla vitiligine.
L'anemia perniciosa, un basso livello di globuli rossi nel sangue causato dall'incapacità del corpo di assorbire la vitamina B12. Per gli scienziati però non si conosce il motivo per cui vi sia l'associazione tra vitiligine e queste malattie autoimmuni. Tuttavia, molte persone con vitiligine non hanno altre malattie autoimmunitarie. Ripeto, le malattie autoimmuni sono quelle in cui esistono degli anticorpi diretti contro il nostro stesso organismo. L'artrite reumatoide, per esempio, è una malattia autoimmune. Vediamo, dottore, la diffusione della malattia. La diffusione della malattia è più alta nei soggetti tra i 20 e i 50 anni, lo possiamo vedere con l'aiuto della nostra slide. Però non sempre, praticamente tutte le epoche della vita possono essere interessate dalla vitiligine e siccome la malattia non scompare, in genere la percentuale più elevata è fra i 20 e i 50 anni. Approssimativamente tra 0,5 e 1% della popolazione mondiale, più precisamente oltre 65 milioni di persone nel mondo, hanno la vitiligine. Nella sola Europa, da 1 a 2 milioni di persone hanno questo disordine. Sicuramente le percentuali sono più elevate. In una parte delle persone che ha la vitiligine, essa si sviluppa prima dei 20 anni, ma la maggioranza delle persone invece la sviluppa intorno ai 40 anni, intorno al 40° compleanno. La malattia colpisce maschi e femmine e tutte le etnie allo stesso modo. Tuttavia è più evidente nelle persone con pelle scura. Infatti nella prossima slide vediamo il noto cantante pop Michael Jackson, che è stato sempre un po' discriminato per il suo problema con la pelle, indipendentemente dal fatto dei problemi psicologici che lui poteva avere. Milioni di persone continuano a definire Michael Jackson il cantante che si è sbiancato la pelle o il nero che ha ripudiato la propria razza. Nel 1993, durante un'intervista, Michael Jackson rivelò che a causare il progressivo sbiancamento della propria pelle era una malattia chiamata vitiligo. Le persone che sviluppano la vitiligine di solito presentano piccole zone bianche sulla pelle, depigmentazione. Queste zone sono più comunemente sulle parti del corpo esposte al sole. Le parti del corpo sono comprese tra le mani, i piedi, le braccia, il viso e le labbra. Alcuni spazi dove spesso si presentano queste zone bianche sono le ascelle e l'inguine, ma anche intorno alla bocca, agli occhi, alle narici, all'ombelico, ai genitali e al retto. Dottore, esistono vari tipi di vitiligine. Vediamo appunto la vitiligine focale. Sì, esistono varie forme di vitiligine che sono esattamente la focale, la segmentata, la generalizzata, l'acrofacciale e la seborroica. Per prima vediamo la forma focale. Questa è una depigmentazione limitata ad una o poche aree. La depigmentazione si verifica simmetricamente su entrambi i lati del corpo. Poi abbiamo la segmentata. Le zone depigmentate si sviluppano su un solo lato del corpo, perciò si chiama appunto segmentata. Poi abbiamo la forma generalizzata. E questa è la più frequente, purtroppo, delle vitiligini. È la più estesa ed è di più comune osservazione, colpisce più distretti cutanei con carattere di simmetricità. Abbiamo poi la forma acrofacciale, è caratterizzata dall'interessamento preminente del volto, soprattutto nelle regioni periorifiziali e delle estremità più distali degli arti. L'ultima è la forma seborroica. La vitiligine seborroica è localizzata principalmente alle aree seborroiche, in particolare del volto.
ma anche i capelli possono essere interessati. Quindi, oltre alle macchie bianche della pelle, possono essere interessati anche i capelli. Le persone con vitiligine possono avere ingrigimento precoce dei capelli, delle ciglia, delle sopracciglia e della barba. Le persone con pelle scura possono inoltre notare una perdita di colore all'interno della bocca, quindi addirittura all'interno della bocca si può avere la depigmentazione. Le macchie bianche, dottore, possono diffondersi col tempo? La vitiligine generalmente resta localizzata ad una parte del corpo e non si diffonde. Non c'è modo però di prevedere se la vitiligine generalizzata, che è la più frequente, si diffonderà. Per alcune persone le zone depigmentate non si diffondono. Va detto però che la malattia è generalmente progressiva, è quindi possibile che nel corso del tempo le macchie bianche si estenderanno ad altre zone del corpo. Per alcune persone la vitiligine si diffonde lentamente nel corso di molti anni. Per altri, invece, la diffusione avviene rapidamente. Alcune persone hanno riferito di depigmentazione ulteriore a seguito di forte stress psichico o anche fisico. Come viene diagnosticata, dottore, la vitiligine? La diagnosi di vitiligine viene fatta sulla base di un esame fisico, anamnesi e prove di laboratorio. I fattori importanti nella diagnosi includono una storia familiare di vitiligine, una eruzione cutanea, un eritema solare o traumi della pelle che si sono verificati presso il sito della vitiligine 2 o 3 mesi prima di iniziare la depigmentazione. Altri fattori sono lo stress o malattie fisiche, l'ingannutimento precoce dei capelli, cioè i capelli imbiancano prima dei 35 anni. Inoltre, il medico potrebbe accertarsi su eventuali malattie autoimmuni. Vediamo invece nello specifico la biopsia. Per aiutare a fare la diagnosi di vitiligine è molto importante la biopsia, cioè l'asportazione di un campione di pelle che viene esaminato al microscopio. Il campione di pelle mostra la totale assenza di melanociti, che sono appunto i produttori di pigmento, di melanina. D'altra parte, la presenza di cellule infiammate nel campione può suggerire che sia un'altra la condizione responsabile per la perdita di pigmento. Quali sono invece, dottore, gli esami consigliati oltre alla biopsia? Poiché la vitiligine può essere associata ad anemia perniciosa ed ipertiroidismo, il medico può consigliare l'uso dell'effettuazione degli ormoni tiroidei e anche dell'emocromo. Nell'emocromo si vede appunto che i globuli rossi sono in numero inferiore, ma sono più grandi. In genere nell'anemia da carenza di ferro i globuli rossi sono più piccoli, nell'anemia perniciosa sono più grandi. Per alcuni pazienti il medico può consigliare anche un esame oculistico per verificare la presenza di uveite, cioè l'infiammazione degli organi pigmentati dell'occhio, che sono la coroide, l'iride e il corpo ciliare. La uveite si verifica alcune volte associata alla vitiligine. Vediamo nella nostra foto appunto come è fatto l'occhio e qual è la parte che si infiamma in caso di uveite. Quali invece sono, dottore, le opzioni di trattamento disponibili attualmente? L'obiettivo principale del trattamento della vitiligine è migliorare l'aspetto della persona. La terapia per la vitiligine richiede molto tempo, di solito deve essere continuata per 6-18 mesi. La scelta della terapia dipende dal numero di macchie bianche, dalla loro ubicazione, dalle dimensioni e la loro diffusione, ma soprattutto dal tipo di trattamento preferito dal paziente. Ogni paziente risponde in modo diverso alle terapie
e un particolare trattamento potrebbe funzionare per alcuni e non per altri. Attuali opzioni di trattamento per la vitiligine comprendono farmaci, chirurgia e terapie aggiuntive, utilizzate cioè insieme ai trattamenti medici e chirurgici. Esistono, dottore, terapie complementari? In associazione alle terapie mediche e chirurgiche esistono, appunto, si possono utilizzare molte altre opzioni. Innanzitutto per proteggere la pelle, ridurre la comparsa di macchie bianche e poi per far fronte agli aspetti emotivi della vitiligine. Abbiamo visto che una persona con la vitiligine si sente handicappata ed è questo un dato, soprattutto le donne si sentono male, quindi si nascondono. Ecco, è importante l'aspetto psicologico, quindi l'aiuto dello psicologo è importante per superare la presenza della vitiligine. E poi abbiamo tra le terapie complementari i filtri solari. Persone che hanno la vitiligine, in particolare quelle con pelle chiara, dovrebbero ridurre al minimo l'esposizione al sole e utilizzare una protezione solare che fornisca protezione da entrambi i raggi, sia gli UVA che gli UVB, che gli UVB, cioè gli ultravioletti A e gli ultravioletti B. I cosmetici. Molte persone usano i cosmetici per far sì che il colorito bianco della pelle diventi uguale al resto della pelle. Vedremo alla fine della nostra trasmissione, esistono una serie di filtri di colori diversi da utilizzare a seconda del colorito della propria pelle. Questi cosmetici servono per coprire le zone bianche con il trucco. Sono prodotti particolarmente efficaci per le persone in cui la vitiligine è limitata a zone molto esposte del corpo. E poi esiste un'associazione, tutte le malattie hanno un'associazione, anche la vitiligine, si chiama ARIV. ARIV significa Associazione Ricerca e Informazione per la Vitiligine. Questa associazione è di aiuto e di supporto psicologico a tutte le persone che hanno questa malattia o questo difetto, non lo so come chiamarlo. Molte persone affette da vitiligine trovano utile ottenere una consulenza da un professionista della salute mentale. Un consulente per la salute mentale può offrire sostegno e aiuto nel far fronte alla vitiligine. Può essere di grande aiuto, visto che l'impatto psicologico di questa malattia è molto forte. Quali progressi invece sono stati fatti nel campo della ricerca? Negli ultimi due decenni la ricerca nel campo dei melanociti ha fatto dei passi da gigante. Una varietà di innovazioni tecniche, come la mappatura genetica e la clonazione, hanno permesso progressi relativamente rapidi nella conoscenza dei melanociti a livello cellulare e molecolare. Vediamo nella foto come è fatta una molecola. I ricercatori stanno guardando la risposta immunitaria per vedere se è possibile interrompere certi segnali emessi dai melanociti in modo che possano contribuire a fermare la diffusione della depigmentazione. Si spera quindi che nei prossimi anni si possa realmente avere una cura efficace a questa malattia. Vediamo la terapia PUVA. Oggi la PUVA è la terapia più utilizzata. È una soluzione terapeutica, ovvero la presenza di psoraleni. Abbiamo visto che si utilizzano anche nel caso di un'altra malattia di pelle, la psoriasi appunto. I psoraleni sono sostanze fotosensibilizzanti che si trovano in natura in più di 30 piante comuni, quindi questa sostanza più i raggi ultravioletti A.
Si pratica esponendo il paziente agli UVA, a questi raggi ultravioletti, dopo che questo ha assunto il farmaco che, come abbiamo visto, è fotosensibilizzante. Quindi prima prende questo farmaco, poi viene esposto tutto il corpo in generale a questi raggi. Si chiama PUVA, quindi PU sta per psoralene e UVA sta per raggi ultravioletti A. Queste sono la sigla. Quindi ripetiamo, è una terapia basata sull'impiego della luce, in particolare della sua componente UV ultravioletta, ossia radiazione ultravioletta. Questa terapia va effettuata per 3 giorni a settimana, quindi a giorni alterni, non consecutivi i giorni naturalmente, e fa sì che le aree trattate diventino rosa. Si vede proprio che la pelle prima è bianca, la zona prima è bianca, con l'utilizzo di questa terapia diventa rosa. Tuttavia la terapia PUVA orale può provocare degli effetti collaterali come scottature, nausea, diarrea, e se dopo un trattamento di 3 mesi non si riscontrano miglioramenti, va sospesa. Altro approccio terapeutico è la terapia UVB, cioè i raggi ultravioletti B, che si differenzia dalla PUVA per l'assenza di assunzione orale di medicinale e per una minor durata del trattamento. Possiamo vedere brevemente la differenza fra le due terapie, la UVB e la PUVA. Le vediamo con l'aiuto della nostra slide. La UVB agisce senza assumere farmaci. La PUVA richiede l'assunzione di psoraleni. La UVB gli effetti collaterali sono minimi. Nella PUVA gli effetti collaterali sono importanti. Nel primo caso i raggi UVB si formano allo strato basale, alla parte più superficiale della pelle, mentre i PUVA penetrano a fondo fino al derma. I dosaggi sono ridotti nel primo caso, mentre l'energia richiesta è alta nel secondo caso. E poi abbiamo i trattamenti sono a lungo termine nel caso dell'UVB, mentre invece pone dei limiti di dose nel caso della PUVA. Vediamo invece adesso, come sempre, l'importanza dell'alimentazione e in questo caso, in una malattia come questa, l'importanza delle vitamine. Ecco, le vitamine sono importanti, io dico dappertutto, quasi sempre, però in questo caso il loro effetto benefico è stato accertato. Quindi che bisogna utilizzare? Vitamine del complesso B, un poco tutte sono utili, e poi sostanze antiossidanti, sostanze, vitamine a base di metionina, selenio, ubichinone, cortisonici, e poi prodotti analoghi della vitamina D, C ed E. Quindi mai come in questo caso, quasi tutte le vitamine possono essere di aiuto alla malattia. È possibile, dottore, intervenire chirurgicamente? Vi è la possibilità della terapia chirurgica per risolvere il problema della vitiligine, ma va da sé che questo approccio terapeutico è riservato solo ai pazienti con poche macchie circoscritte e abbastanza stabili nel tempo. Per curare la vitiligine si usa la chirurgia plastica ricostruttiva. Le nuove tecniche messe a punto negli USA prevedono 2 tipi di trapianto, uno di pelle sana prelevata da altre parti del corpo o il trapianto direttamente di melanociti, che come abbiamo visto sono le cellule che producono la melanina. Per quanto riguarda il primo intervento, si tratta in buona sostanza di trapiantare sulle macule delle porzioni di cute sana che, una volta immessa sulle aree malate, stimolano nuovamente la produzione di melanina. Questo tipo di tecnica è adatta a chi soffre di vitiligine da almeno 6 mesi, in modo localizzato o anche generalizzato, e ha una percentuale di successo molto alta, che supera l'80-90% dei casi. Alla fine possiamo concludere dicendo che la vitiligine è soprattutto una patologia imbarazzante.
ma generalmente non riserva altre sorprese, nel senso che non dà problemi agli altri organi ed apparati. Saper convivere con il problema e cercare di mascherare la differente pigmentazione con prodotti cosmetici a volte è la sola strada per sentirsi meglio, senza andare incontro ai fastidi che una terapia diversa potrebbe generare. Nella foto vediamo che esiste una vasta gamma di tonalità di creme che possiamo utilizzare per coprire la zona depigmentata. Concludiamo, dottore, con una frase sempre di Michael Jackson. La frase di Michael Jackson è molto bella. Prima di giudicarmi, cercate un po' di amarmi. Per indicare che è difficile giudicare un'altra persona. In tutti i sensi. Qua parliamo della vitiligine, ma in tutti i campi, giudicare una persona, prima di giudicarla, amiamola. E così il nostro giudizio sarà sicuramente più dolce. È più obiettivo. Veniamo, dottore, alle domande da parte dei nostri telespettatori e cominciamo con la prima. Lo schiacciamento vertebrale può essere dovuto all'osteoporosi? Lo schiacciamento vertebrale è una patologia abbastanza frequente che consiste nella riduzione dello spessore del corpo vertebrale. Ed è anche una patologia molto dolorosa perché diminuendo di volume il corpo vertebrale comprime anche i nervi che si dipartono tra le vertebre, ad esempio il nervo sciatico se lo schiacciamento riguarda la parte lombare o sacrale della colonna vertebrale. Lo schiacciamento vertebrale è una patologia che si cura con molta difficoltà, proprio perché ricostruire la vertebra è difficile, è stato tentato l'iniezione di cemento, che è lo stesso che si utilizza nel caso delle protesi. No, dopo aver applicato una protesi in genere si cementa. Questo cemento si può utilizzare anche per fortificare il corpo vertebrale. Si possono utilizzare dei busti ortopedici steccati, ma quello che è più importante di tutto sono i farmaci antidolorifici, perché lo schiacciamento vertebrale è una patologia abbastanza dolorosa. I farmaci antidolorifici e l'attività fisica. L'attività fisica consigliata dal nostro medico ci aiuta a superare bene il dolore che provoca lo schiacciamento vertebrale. Decisamente. La prossima domanda, dottore, i prodotti senza glutine fanno dimagrire? Assolutamente no. I prodotti senza glutine sono utili, vanno utilizzati solo dai celiaci, cioè dalle persone intolleranti al glutine. E questi prodotti che cosa sono? Sono prodotti senza glutine, ma per far sì che acquistino un buon sapore, per far sì che si addensino bene, vengano ben amalgamati, allora che utilizzano i produttori? Utilizzano innanzitutto più grassi, ma anche addensanti vari che fanno ingrassare più dei normali prodotti alimentari. Quindi perché uno si confonde, perché vicino al prodotto sta scritto dietetico. Dietetico si riferisce al fatto che vengono utilizzate da particolari persone, dai celiaci appunto, persone intolleranti al glutine, ma non dagli altri, perché gli altri, ripeto, sono sostanze che fanno ingrassare perché contengono più grassi degli altri. I prodotti gluten free, come si dicono, privi di glutine, vanno utilizzati dai celiaci. Per fare la diagnosi di celiachia bisogna fare la biopsia intestinale oppure delle indagini di laboratorio che si chiamano transglutaminasi. Quando sono alterati vuol dire che c'è la celiachia. Esiste anche una predisposizione alla celiachia per cui uno non è soltanto predisposto, praticamente ha una lieve intolleranza al glutine, ma non una lieve intolleranza, ma lo può utilizzare tranquillamente il glutine. Io insisto per dire, approfitto dell'occasione, per dire che alcune persone pensano di essere intolleranti, di essere celiaci, in realtà non lo sono. Per fare la diagnosi di celiachia bisogna fare la biopsia intestinale, solo allora sappiamo che uno è celiaco.
Io parlo di effetto nocebo, non so, noi sappiamo effetto placebo, no? Che cos'è l'effetto nocebo? Effetto nocebo significa, io penso che questa sostanza mi faccia male e mi sento male davvero dopo averla mangiata. Ma se non so che è questa sostanza non mi sento più male. Quindi l'effetto nocebo, penso di avere disturbi per aver preso questa sostanza. Ecco l'importanza di accertare la diagnosi di celiachia e solo in quel caso là, dopo aver accertato la diagnosi, utilizzare prodotti senza glutine. Prossima domanda, dottore, la liquirizia è utile contro il mal di gola? La liquirizia ha un effetto antinfiammatorio, quindi è anche una barriera protettiva, quindi è utile nel caso di mal di gola, non per curare gli eventuali bacilli presenti, ma sicuramente come barriera difensiva. Non dimentichiamo però che la liquirizia fa salire la La pressione pressione. arteriosa, quindi chi è iperteso non deve utilizzare la liquirizia. O meglio non abusarne perché a lungo andare può provocare problemi. La prossima domanda, dottori, sono più efficaci i farmaci di marca o quelli generici? I farmaci di marca o griffati sono quelli che hanno l'esclusiva perché una ditta si è preso l'impegno di fare la ricerca e quindi poi riprende i soldi con la vendita di questi prodotti. I farmaci equivalenti o generici sono invece farmaci che hanno lo stesso principio attivo ma spesso eccipienti diversi. In Italia i farmaci equivalenti utilizzati sono circa il 20% di tutti i farmaci, mentre invece all'estero superano il 50%, in particolare in Germania e in Inghilterra. Ecco perché io consiglio l'utilizzo dei farmaci generici che costano di meno. Se invece il medico scrive che deve essere utilizzato per forza quel farmaco là, perché non può essere cambiato il farmaco, per esempio nel caso di alcune patologie croniche come l'epilessia, è comunque sempre il soggetto che deve pagare la differenza. Quindi anche se il medico scrive il farmaco non va cambiato, è il soggetto che deve pagare la differenza. Ecco perché nei casi in cui si può, è bene utilizzare i farmaci generici o equivalenti. Dottore, quali sono le cause della cirrosi epatica? La cirrosi epatica è una malattia molto grave del fegato, è al 12° posto tra le cause di morte, quindi non è così rara. E le cause principali di questa malattia sono l'epatite C, HCV, virus dell'epatite C, e poi l'abuso di alcol o di liquori in genere. L'abuso di alcol determina gravi danni a livello del fegato, di vari organi ed apparati, ma in particolare del fegato, e così anche il virus dell'epatite C. Contro l'epatite B vi è il vaccino, mentre invece con l'epatite C ancora non si previene questa malattia. E allora ecco l'importanza di seguire bene, di non far affaticare il fegato. Per esempio utilizzando poco alcol. Nel caso uno abbia il virus dell'epatite C e sia anche portatore sano, cioè le analisi che riguardano il fegato non sono alterate, anche in quel caso là il soggetto non deve bere alcol. Dottore, visto che ci avviciniamo agli esami di maturità, ma anche agli esami delle scuole medie e anche delle scuole elementari, cosa mangiare durante appunto gli esami scolastici? La dieta durante gli esami scolastici è particolarmente importante. Innanzitutto non bisogna mangiare molto. Uno in genere si riempie troppo lo stomaco, l'organismo è impegnato nella digestione, arriva poco sangue al cervello e non riesce a concentrarsi. Invece bisogna bere molto, in genere anche succhi di frutto, bere anche durante lo studio, mangiare poco e spesso. Ma non bere, non mangiare durante lo studio, ma mangiare nell'intervallo dello studio. Che altro consiglio posso dare a chi deve fare gli esami? Dormire, cercare di dormire il più a lungo possibile, in questo caso quindi andare a letto sempre alla stessa ora, non bere alcol prima di andare a letto, non fare attività sportiva prima di andare a letto, quindi l'attività fisica va fatta almeno 3-4 ore prima di coricarsi, quindi non usare caffeina o alcol.
Invece il latte è consigliato prima di andare a letto. Può essere utilizzato anche nell'intervallo, il latte tra, mentre uno si riposa, nell'intervallo dello studio può essere utilizzato anche il latte come bevanda, che come sappiamo contiene serotonina, che è l'ormone della serenità, cioè rende più sereni i soggetti che bevono il latte. E mangiare magari più pesce invece della carne, perché magari il pesce riesce più con le sue sostanze ad alimentare magari la memoria e quindi lo sviluppo della concentrazione. Quindi la dieta da praticare è sempre la stessa: 60% di carboidrati, 25% di grassi, 15% di proteine. Questo è il quantitativo della dieta, che va utilizzato anche quando uno studia o quando uno fa attività sportiva. Queste percentuali possono variare perché, come sappiamo, le proteine sono contenute nella carne e nel pesce allo stesso modo, più o meno, ma è chiaro che quando uno studia è bene preferire il pesce alla carne. Dottore, da cosa dipende lo starnuto? Lo starnuto è l'emissione involontaria e veloce di aria. Pensate che la velocità dell'aria dello starnuto supera i 200 km all'ora. Quindi una velocità veramente notevole. Quali sono le cause dello starnuto? Sono innanzitutto le malattie da raffreddamento e poi anche l'allergia. L'allergia può provocare starnuti ripetuti. Nel primo caso, quando ci sono le malattie da raffreddamento, in genere è associato a secrezione nasale, aumento della secrezione nasale. Nel caso invece di allergia, la secrezione nasale è praticamente normale e lo starnuto è secco, come dico io, cioè senza aumento della secrezione. Come si fa per prevenire gli starnuti? Ebbene, non curare la malattia di base che ha determinato lo starnuto, quindi curare le malattie da raffreddamento oppure curare l'allergia. In genere sono utili nel caso degli starnuti i lavaggi nasali con soluzione fisiologica oppure gli aerosol sono utili per prevenire gli starnuti. Dottore, cos'è l'elefantiasi? L'elefantiasi è l'aumento di volume di un arto, sia degli arti superiori che inferiori. Una donna operata di cancro alla mammella, soprattutto un tempo quando si operava asportando anche i linfonodi delle ascelle, ora si prende soltanto un linfonodo sentinella, soprattutto allora si gonfiava sempre il braccio. Elefantiasi è l'aumento di volume del braccio o delle gambe. E quindi anche quando si fanno interventi a livello dell'addome, il volume delle braccia e delle gambe aumentano. Quindi ciò è dovuto al mancato scarico dei vasi linfatici nei linfonodi. Ecco l'importanza di curare, di utilizzare una chirurgia non demolitiva, quindi lasciare i linfonodi ove possibile. Ecco, la chirurgia demolitiva non ha mai fatto bene, ha fatto una cosa buona e due cattive. Dottore, questo può succedere anche dopo un parto ad una donna, soprattutto agli arti inferiori, vero? Sicuramente sì, però questo è destinato dopo un parto a togliersi nello spazio di poche settimane o al massimo pochi mesi. Quindi dopo un parto particolarmente indaginoso si può avere l'elefantiasi a livello delle gambe, ma si può avere anche dopo un parto normale, anche dopo un parto cesareo, non soltanto dopo un parto normale. Quindi allo stesso modo l'elefantiasi agli arti, che in genere, ripeto, scompare dopo poche settimane, si può verificare anche dopo un parto indaginoso. E se invece rimane anche a distanza di mesi? E si può facilitare lo scarico, si può facilitare con altri interventi chirurgici, facilitando lo scarico dei vasi linfatici. Okay. Però nella maggioranza dei casi uno se lo deve tenere. Perché purtroppo le persone anziane che hanno l'elefantiasi hanno patologie tali da richiedere un ulteriore intervento chirurgico. E solo quando il successo è garantito, allora si può ricorrere all'ulteriore intervento chirurgico. Negli altri casi è bene tenere il rigonfiamento dell'arto e facilitare lo scarico di questi arti con la ginnastica.
La ginnastica è importantissima, quindi tenere le gambe più alte oppure almeno a livello del resto del corpo. Stare seduto non è l'ideale. L'ideale è stare coricati con le gambe a livello o più alte del resto del corpo, così si scaricano. La stessa cosa se l'elefantiasi riguarda gli arti superiori, quindi riguarda le braccia. Cos'è, dottore, la bronchiolite? La bronchiolite è una infiammazione dei piccoli bronchi, particolarmente frequente nei bambini. Qual è la causa? In genere è un virus. Il virus sincitiale, così si chiama, è il responsabile della bronchiolite ed è particolarmente fastidioso nei bambini. Addirittura in alcuni casi bisogna ricorrere all'ossigeno, alla somministrazione di ossigeno per farli respirare meglio. È però una patologia benigna, basta quindi, è inutile l'antibiotico perché, ripeto, è il virus che determina l'infezione, non il batterio. Sappiamo tutti che l'antibiotico cura i batteri e non i virus. Oltre all'ossigenoterapia si può utilizzare anche l'aerosol e anche lavare le fosse nasali con soluzione fisiologica perché in questi casi migliora sensibilmente la respirazione dei bambini. Quindi la bronchiolite è una malattia benigna dei bambini. L'ultima domanda, dottore, ci avviciniamo all'estate, quindi a un utilizzo maggiore dell'aria condizionata. Quali sono i rischi? L'aria condizionata è particolarmente utile soprattutto quando negli uffici pubblici, quindi negli ospedali, nei supermercati, eccetera. Soprattutto quando fa molto caldo non si può stare senza l'aria condizionata. Ecco l'importanza. L'aria di adesso è anche umidificata, quindi dà pochi problemi. Invece quando era semplicemente più fredda in caso di ambiente caldo, quando era semplicemente più fredda, determinava secchezza delle nostre mucose. Ora che è anche umidificata, quindi si parla di aria climatizzata, allora gli effetti collaterali sono minimi e dà solo benefici al nostro organismo. L'aria non deve essere di 5 gradi diversa da quella esterna, che significa che se all'esterno ci sono 30 gradi, l'aria climatizzata non dovrebbe essere più bassa dei 25. Questo, nelle nostre case possiamo utilizzare questo accorgimento. L'ascoltatore voleva sapere quali sono i rischi. I rischi ci sono e dipendono dai filtri. Quando i filtri non sono cambiati spesso, quindi io non dico puliti, ma cambiati, i filtri vanno cambiati, allora che succede? Succede che possono dare, mettere in circolo, mettere nell'aria, batteri vari, anche altri parassiti. Sapete che un parassita, un batterio che è messo in circolo con l'aria condizionata è... Tende di più magari anche a portare a scadure. Viene facilmente assorbito dall'organismo, perché quando è in circolo viene facilmente, quando è in circolo, quando è nell'aria può essere facilmente, bastano veramente un quantitativo minimo di questi batteri perché vengano respirati, quindi assorbiti dal nostro organismo e creare problemi a livello delle vie respiratorie o di tutti gli organi ed apparati. Ecco l'importanza dell'aria condizionata, che è un grande successo moderno, però deve essere accompagnata da una pulizia continua dei filtri e periodicamente la sostituzione. Decisamente. Questa, dottore, era l'ultima domanda e ricordiamo ai nostri telespettatori che possono inviarci ulteriori appunto quesiti da sottoporre al dottor Giovanni Vuotto all'indirizzo email che è info@is-tv.it e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Buonasera, dottore. Buonasera.